A quanto pare è stata leakata l'evoluzione finale di Fuecoco. È questa? Non è questa? Quando qualcosa viene fuori da 4chan, non perché sia 4chan, ma visti i precedenti, è quasi probabile che sia fake. Anche se non è sempre stato così, la Fleck Leak è uscito qui, Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee sono usciti qui, se non sbaglio anche il leak di Incineroar uscì qui. È un po' presto perché la localizzazione ancora non è cominciata, ma quando uscirono i leak di Incineroar e compagni, non è che era tanto più avanti l'anno. E ora, io non so di preciso dove lavorino, ma una bottiglia che fa condensa lasciata qui? Dai, non è proprio tanto credibile. Anche poi vogliamo parlarne, no? Hanno tolto, per fortuna, il confidential che si vedeva spammato ovunque per rendere più veritiera l'immagine. Che poi mi viene da pensare, è un drago? Sembra un coccodrillo con le ali. Ora, non ho bene in mente una storia che racconti di un coccodrillo con le ali, magari c'è, ma non mi viene in mente ora. E è un coccodrillo? È un drago? Quindi, mettiamo caso che fosse vero, è per fortuna, ispirato a un toro più che a un serpente? Magari hanno abbandonato questa cosa del calendario cinese. È stata divertente fino a un certo punto, poi hanno detto vabbè, sai che è, ce ne freghiamo e facciamo il coccodrillo che vola. Anche se il toro sarebbe più plausibile visto che il coccodrillo maschio nel mondo animale viene chiamato toro. Quindi ci stava. Non penso che Game Freak non sappia che un coccodrillo maschio può essere chiamato toro. Però va bene anche un coccodrillo che rimane un coccodrillo, anche da adulto, perché no? È bello, c'ha il ciuffo alla Elvis, c'ha le ali, la coda a forma di peperoncino, come è giusto che sia, anche se tantissimi artwork ritraggono la coda a peperoncino, quindi se fosse un falso, è un more of the same di quelli con la coda a peperoncino. Tra l'altro, il disegno numero 4 ritrae lo stesso Pokémon, ma più piccolo, con le ali più piccole e la coda più piccola. Quindi magari è solo una coincidenza. Tra l'altro, per rendere la cosa un pochino più veritiera, nel caso fosse fake, il tizio che l'ha disegnato ha messo due croccomele qui sopra alla palla schiena di della forma finale di Fuecoco. Non c'è il nome. Non sempre il nome viene messo. Però sarebbe stato qualcosa di più. Non sarebbe stato male. E sotto deve esserci qualche altro starter, qualche altra forma di qualche Pokémon nuovo. Perché in genere sti fogli, dato che vengono questi qui vengono consegnati quando ci sono Pokémon nuovi. E boh, non so, ragazzi. Qui sotto potrebbe esserci qualcos'altro che non si vede. O potrebbe semplicemente essere uno che ha stampato un foglio così, qui sotto ne ha messo un altro con un 1 e sotto non c'è assolutamente nulla. Chi lo sa? Tra l'altro non è una foto fatta di sfuggita, l'ha messa bene in chiaro per far vedere che ragazzi è una foto vera, c'è una bottiglia qui, ci sono dei libri qui. Dei libri di cosa? Però cavoli, non è affatto male come forma finale, eh. Si poteva sempre fare peggio. Quindi va bene così. Però, forma finale e neanche la forma intermedia abbiamo visto nei trailer. Parliamoci chiaro, i leak di Incineroar, Decidueye e Primarina che vengono fatti tatticamente prima della release ufficiale nei trailer perché poco prima era stato annunciato un trailer con le forme intermedie degli starter. No, non esiste. Non dico che vengano commissionati dalle capocce di Game Freak o di Pokémon Company o quello che è, ma qualcuno che ci lavora che dice: hanno rilasciato questo trailer bene, diamogli un piccolo contentino in più, tanto non mi rintracceranno mai da casa. Lo fanno tutti, lo fanno. Ad oggi è impossibile di questi brand enormi tenere tutto nascosto, non ce se la fa. Ora resta solo da vedere se
chi ha liccato questa forma finale liccherà anche le altre due. Anche la Fleck Leak pensavamo che fosse falso per quante informazioni aveva dato. Vediamo che succede.